questa parola. Il progetto politico ha anche delle sostanze che sono fatte di pratica, che sono fatte di competenza, di conoscenza e di disponibilità di trasmettere questa conoscenza e farsi sempre contaminare, come dicevo prima, da esperienze diverse. Quindi anche questo fa parte del percorso per uno spazio. Lo spazio vuol dire anche, come ho detto prima, cultura. Adesso la Nicoletta ci illustra la parte che riguarda la visione, diciamo, se si può dare in qualche minuto, se si può riassumere in qualche minuto la visione un attimo di cos'è, come concepire la cultura in uno spazio che fosse, che sia diverso, diciamo così, per un percorso dato alla città. Allora, io sono Nicoletta, insegno all'Istituto Caturno di Belluno, sono stata direttore del Museo di Feltre, in assessorato in provincia un po' di anni fa, e recentemente, anche se per breve tempo, mi sono occupata della Fondazione Teatri di Belluno. Io mi collego all'intervento di Cinzia, che è molto concreto su che cosa si può fare, che cosa già si sa fare, e che cosa si può fare mettendosi magari insieme. Il mio intervento rischia di essere un po' meno concreto e più fumoso. Avete una serie di, e le abbiamo messe nero su bianco, le cose che si possono fare e si vorremmo fare in uno spazio come quello della Casa dei Beni Comuni, anche dal punto di vista culturale. E vorrei focalizzarmi proprio sulla modalità, sull'idea che c'è sotto, l'idea che qualsiasi cosa si voglia fare, concerti, rassegne cinematografiche, book crossing, dibattiti, incontri, presentazioni di libri, serate di tango, valzer, bocciodromo, vedremo che fa di questo e di più a Vicenza, che sono cose che magari sono anche, vengono fatte ogni tanto in città in maniera parcellizzata, senza che lo si sappia al meglio, senza che abbiano una continuità. Comunque qualsiasi cosa vada fatta diventando protagonisti della produzione e non solo fruitori passivi dell'evento. La partecipazione che a cui pensiamo non è noi facciamo l'evento e un sacco di gente partecipa, ma è proprio la partecipazione che nel ruolo attivo che ognuno può avere, dall'ideazione all'organizzazione, la produzione, la promozione. Delle volte si fanno delle cose, ci si mette un sacco di energie, rassegne cinematografiche, parlo per esempio della rassegna cinematografica che c'è stata nella scuola dove io insegno e che io non sapevo che ci fosse, perché chi l'aveva organizzata aveva profuso talmente tante energie nel cercare il luogo, nel trovare gli spazi, nel pensare ai temi, che poi non aveva fatto la promozione adeguata. Ma anche perché non sappiamo fare tutto e non possiamo fare tutto. Ecco, allora se ognuno può avere un ruolo attivo nell'ideazione, l'organizzazione, la produzione, la promozione e poi la partecipazione vera e propria. In questo senso, la modalità di assemblea gestita tutti insieme e direi che è proprio il concetto stesso, non mi metto a parlare di che cos'è la cultura, ma è questo che è cultura. È nell'assemblea di gestione che secondo noi devono emergere esigenze, problemi e le modalità di soluzione. Cosa fare e come farlo. È chiaro che questo presuppone una condivisione del concetto di cultura, non qualsiasi essa sia. Noi pensiamo alla cultura come bene comune, una cultura che non è gerarchizzata, che non è una cultura di generi, musica classica contro rock, contro teatro, contro cinema, contro non so cosa, una cultura che non è a vallo dei salotti buoni, ma è una occasione, cultura come costruzione e ricostruzione di un tessuto sociale che ci pare sia stato volutamente, gravemente intaccato, non solo qui a Belluno. Quella coesione sociale che fa sì che si abbia voglia di fare delle cose insieme e si sappia che mettendoci dentro le forze verranno fuori anche bene e anche molto bene, perché no. Ecco, questo fa tessuto sociale. Il progetto che la Casa dei Beni Comuni presenta è quello di uno spazio dove chi ha delle idee viene a proporle, discuterle, produrle, trova delle competenze e mette a sua volta a disposizione le proprie strutture, le competenze per farlo nel migliore dei modi. Un progetto che prova a rispondere a quella che a noi pare essere una mancanza per l'uno, di un luogo
di socializzazione attiva, dove la cultura non sia un prodotto calato dall'alto, ma qualcosa che ci piace fare e che abbiamo voglia di fare. Questa esigenza credo che sia, pensiamo che sia più diffusa di quello che non si veda, che ci sia, solo che forse ci siamo appiattiti, forse ci siamo disabituati a pensare che sia possibile fare qualcosa del genere. E questo naturalmente è un progetto che ambisce a fare politica. Nella convinzione che politica non sia naturalmente banale dirlo qua perché mi sono circondata da persone che la pensano come me, nella convinzione che fare politica non sia iscriversi a un partito o meno, ma significhi risiedere in una città, abitarla, non occupare un territorio sfruttandolo, ma viverlo, non rimanere fruitori passivi di eventi culturali, ma fare cultura, quella appunto che sentiamo di aver voglia di fare. Ecco, io spero di non essere stata troppo fumosa, perché poi niente continua. Ha toccato il tasto fondamentale che ha dato poi la spinta, ha dato là persone che hanno provenienze diverse, esperienze diverse, si sono intercettate e hanno cominciato a elaborare questo progetto. Ho usato più volte il percorso, però è veramente un percorso che non è certo compiuto semplicemente nello stilare il progetto, ma anzi fa di questo progetto uno slancio ulteriore. Quindi ha toccato quello che è il concetto che noi nelle assemblee che facciamo settimanalmente pratichiamo, che è fatto di scontri, che è fatto di condivisione, che è fatto di praticità, perché con la pratica abbiamo messo in piedi anche in 2 giorni eventi o situazioni come per esempio le assemblee che abbiamo fatto questa primavera, come citavo prima Pino, questa campagna elettorale in cui abbiamo portato temi, come non so, molti di voi saranno stati quella sera, che abbiamo portato progetti diversi per un'idea diversa di vita sociale e di pratica sul territorio, che è stata con esempi pratici che passavano dall'agricoltura piuttosto che alla cultura, piuttosto che a modalità e approcci diversi per approcciarsi a quello che ormai siamo bombardati dal sapere che è crisi. Quindi il percorso che ci unisce è un percorso democratico. Adesso Guido ci lo illustra in maniera un po' più sottolinea poi questa parte rispetto ad un quartiere partecipativo, all'idea di no? Non fai più? Dice di no? Ma magari hai cambiato argomento, ci sta benissimo. No, detto da me che mi occupo di consumatori, pensare che il progetto è un. Si basa sul fatto che non andiamo a consumare uno spazio, capito bene? Le cose già dette sono state tante, direi che si è esaurito l'argomento. La cosa che più mi è piaciuta di questo progetto, ve lo dico, è la generosità con cui ci si è lavorato sopra. Il coraggio, devo dire anche, credo, il coraggio è anche di quelle organizzazioni, di quelle associazioni, di quei saperi che sono all'interno della Casa dei Beni Comuni, che sanno, perché questa è la nostra intenzione, sanno fare un passo indietro per condividere con gli altri di quello che si vorrebbe fare in questo spazio comune che non è pubblico, non è solamente aperto, è proprio pubblico. Quindi l'idea che che si sia un posto dove uno vada e ha delle cose da dire, ma non prevalgono sugli altri, si parte con questo concetto, questo mi sembra una cosa di grande coraggio, solo l'idea di proporlo. Manca una cosa di questo genere? Manca assolutamente uno spazio, e tutti ci sono spazi che dovrebbero essere partecipati, ma non ci sono a Belluno, non solo a Belluno. Quindi se ci ha messo coraggio il laboratorio della Casa dei Beni Comuni, e ci mettono coraggio, e ci ha messo coraggio le persone che vi hanno parlato prima, che potevano tranquillamente, voglio dire, gestire il proprio lavoro, il proprio sapere in altro modo, già lo fanno, voglio dire. Quindi il farlo mettendo a disposizione è coraggio e generosità. Io credo che la cosa che siamo qui a chiedere è il coraggio all'amministrazione, per intendersi, di fare un passo avanti, perché questo è, ci vuole coraggio, lo so, ci vuole coraggio perché affidare questa cosa che non è mai stata fatta, non esiste, ci vuole coraggio. Però d'altra parte, voglio dire, se non mettiamo coraggio adesso, abbiamo perso coraggio per 5 anni, adesso bisogna poi commetterci. Questo è il dato, che si voglia pensare a una comunità, a
la comunità, aggiungo, una comunità responsabile, perché quello che si è, che c'è nel progetto, che è una cosa, devo dire, che forse non è ben chiara, siccome ci vuole impegno, condivisione, questo significa responsabilità. E non è così, non è una materia che si trovi nei negozi tutti i giorni. L'idea che questo progetto parta con questa impegno, con questa responsabilità, non mi pare una cosa da scattare, su pure in 448, quindi pensiamoci. Prima dell'intervento risultivo del sindaco Jacopo Massaro, molto applaudito, molto applaudito. Vedete, vogliamo portare come contributo un'esperienza che non è molto lontana da noi, perché poco più di 100 km da noi, c'è un'esperienza che ci ha stimolato, abbiamo conosciuto, ci siamo informati, perché come diceva prima Guido, non c'è solo un lavoro semplicemente di parlare, c'è un lavoro di ricerca per capire percorsi dai quali prendere spunto, di gente che si è mossa nel tempo, che ha saputo lavorare nella pratica quotidiana. E vicino a noi abbiamo trovato un esempio che è per noi molto stimolante, l'esempio che c'è a Vicenza, il bocciodromo di Vicenza, che siamo andati a visitare e che ci dà questo tipo di questo contributo che dura qualche minuto e che diamo invito a guardare. Siamo qua con Teo al bocciodromo di Vicenza per bene uno più. Ciao Teo. Ciao. E niente, siamo venuti a vedere questo splendido spazio. Intanto ti faccio una domanda che non abbiamo parlato prima, non so se puoi rispondermi. Quanti metri quadri fa? 1000. Questo già partiamo dal dato interessante. Il bocciodromo è uno spazio di proprietà comunale che era chiuso dal 2003 ed era un bocciodromo dove si giocava a bocce, che nasceva come dopo lavoro per gli operai della Lane Rossi, che è la fabbrica qua accanto. E dopo anni di abbandono e di degrado ci è stato assegnato con l'idea di fondo di un progetto di autorecupero, nel senso che ci siamo assunti il compito e l'onere di rimetterlo a nuovo, ridargli una vita nuova, assumendoci noi in pieno i lavori e tutto il progetto, e in cambio di poter utilizzare gli spazi per 9 anni attraverso una convenzione. Dopo quasi un anno insomma di lavori e di risistemazione, dove abbiamo praticamente messo il posto a norma, quindi rispettando tutte le normative del caso. Ovviamente non c'era solo l'idea dell'autorecupero come condizione per la concessione dello spazio, ma anche la possibilità di costruire uno spazio che fosse a disposizione del quartiere, del resto della città, che ospitasse progetti di vario tipo. E quindi essenzialmente stiamo costruendo uno spazio che anche cerca di non essere rivolto solo a determinate fasce di età, nel senso che qui puoi trovare dei concerti di musica hip hop, dove ovviamente ci vengono i ragazzi dai 18 ai 25 anni, trovi i concerti jazz, che quindi viene un pubblico più adulto. Poi quando abbiamo le domeniche dedicate a laboratori per bambini, allora hai le mamme, le famiglie con i bambini, insomma. Quindi noi cerchiamo sempre di lavorare diciamo a 360 gradi e cercando di proporre comunque sempre dei progetti che mirano anche un po' sul fatto che marciano da soli, quindi
anche aprendo il posto anche ad altri, in forma ovviamente cercando di costruire una sorta di meccanismo gestionale autogestito. La forma della concessione, la convenzione è stata firmata da alcune associazioni, però comunque noi abbiamo un processo decisionale, gestionale, assembleare, aperto, dove appunto la decisione sui progetti da portare avanti, su magari anche delle prese di posizione da prendere su alcune tematiche che riguardano la città o quello che succede, la scelta più politica, diciamo, di gestione dello spazio. Esatto, viene fatto tutto a livello assembleare, dove ovviamente non cerchiamo di arrivare ovviamente a evitare votazioni o maggioranza. Ma quanto siete costati al comune di Vicenza? Era uno spazio che costerà miliardi di euro il comune, quanto hai investito? Questo, allora, il comune non ha messo niente. Il posto è stato rimesso a norma, è ricostruito, rifatto da zero, grazie a quello che siamo riusciti a tirare su noi attraverso collette, feste e anche impegnandosi con prestiti. Chiaro. E tutto, che comunque era anche un po' l'idea, la scommessa di dimostrare che quando c'è un progetto comune attraverso la cooperazione si può costruire delle cose che funzionano. Quali sono i progetti che oggi sono all'interno dello spazio? Sul sito ne abbiamo visti alcuni, ma se ce li racconti. Noi abbiamo progetti di più ambiti, come ti accennavo all'inizio. Allora, abbiamo aspetti culturali, quindi lavoriamo sulla musica, abbiamo organizzato spettacoli teatrali, flamenco, tango, quindi anche cose un po' più aperte, insolite, esatto. E poi abbiamo tutto un altro cardine grosso del progetto, è quello sportivo, sì, la bellissima palestra. La palestra, che dopo ha anche il progetto sportivo, ha una dependance esterna che è la scuola di calcio, sì. L'Independiente. Esatto. E che gioca in che categoria? A livello amatoriale. Okay. La palestra invece cerca di garantire dei corsi, sì, cercando di tenerli a dei prezzi più contenuti possibili, perché ovviamente ci sono grosse spese, essendo più grande la struttura, quindi ci sono anche più le spese, e cercando anche di fare un ragionamento sull'accessibilità dello sport e anche contro il razzismo, cercando quindi, per dirti, abbiamo un maestro di karate che è serbo, i bambini che vengono a fare ginnastica propedeutica sono di varie nazionalità. Un altro progetto cardine, quello legato al cibo, sì, che consiste in cene e a volte tematiche, come può essere quello irlandese quando c'è San Patrizio, oppure anche cene cercando di introdurre alcuni ragionamenti, come sono quelli legati al chilometro zero, al biologico, oppure facciamo dei pranzi a offerta libera per il quartiere la domenica, con cadenza o mensile o bimensile. Ti ringraziamo per la disponibilità, Matteo. Invitiamo tutti a venire allo Ciodromo quando siete a Vicenza. Per Belluno più. Non c'è da commentare, è un progetto alquanto stimolante e soprattutto reale, cioè esiste, ha fatto il suo percorso, ho parlato tante volte proprio su questa sera, però comunque è un progetto esistente ed è molto vicino a noi, per cui la cosa si può fare. Sindaco, a te la parola. Molto larga. No, va bene, adesso al di là di tutto. Mi devo alzare? No? Beh, intanto grazie dell'invito, ovviamente mi fa piacere, quindi molto volentieri, insomma, facciamo questo confronto. Per la prima volta sono più rilassato a venire in assemblea di questo genere, visto che campagna elettorale si è conclusa, quindi si è molto più tranquilli e più rilassati. E
è interessante perché cerchiamo di parlare di qualcosa di un po' concreto, cioè che vada al di là delle intenzioni, perché il grande difetto, il grande pregio, perché è un momento di democrazia, ma anche il grande difetto allo stesso momento delle campagne elettorali è che siamo in procinta di un voto e quindi parliamo di cose che possono essere forse realizzate, ma di cui nessuna garanzia, che si fa molto a praticare. Quando si supera quella fase, per fortuna possiamo parlare, diciamo, di cose più, un po' più realistiche, un po' più concrete. Ma io faccio una premessa, poi dopo arrivo anche al punto centrale, ma credo che sia importante. Io non sapevo questa sera dell'annuncio della chiusura del Blitz, questo mi ha ovviamente colto di sorpresa, e veniva appena detto diciamo di che cosa si lascia la città, no? se è in debito, se si è in credito, eccetera. Io lo posso dire adesso, appunto, perché con grande libertà, non siamo in campagna elettorale, non siamo in siamo peraltro qua dentro, non credo neppure ci siano giornalisti, quindi non c'è nessun tipo di necessità o di captazio benevolenze, come si suol dire. No, io credo che alla fine il Blitz abbia lasciato come bilancio complessivo rispetto alla città sicuramente una città in debito rispetto al Blitz, perché durante un periodo in cui effettivamente c'è stato un decremento giorno dopo giorno delle opportunità di dialogo e comunque di cultura, di vivacità della città nell'arco di una serie di anni, sicuramente c'è stato questo movimento in controtendenza che ha aperto uno spiraglio e che ha fatto vedere che ancora la città era viva. E io questo lo riconosco assolutamente, e credo sia importante, è un'esperienza che ha vivacizzato la città. E questo credo che sia molto importante, perché è da queste realtà che oggi si può partire a ricostruire quel tessuto di tipo sociale. Prima si parlava del problema parlava Nicoletta della coesione sociale, io parlo più in generale forse del senso di comunità, cioè oggi questa è una delle grandi emergenze, che è venuto meno il senso della comunità, cioè siamo tanti individui che lottano all'interno di un certo processo che c'è adesso di grande di difficoltà di tutti, e non c'è più quel senso di comunità perché ci unisce, e bisogna andare a trovarlo in alcuni luoghi, quando si respira per esempio, e anche in altri posti si respira, però sono isolati rispetto al nostro contesto complessivo, dove invece il senso di comunità non esiste, esiste una sommatoria di individui che fanno la loro vita e che cercano di sopravvivere, di tirare a campare e andare avanti. Allora è da quelle realtà che noi possiamo ricostruire il senso della comunità, anche perché non esistono più strumenti rispetto al passato che possano consentire un processo forzato verso determinati obiettivi. Oggi, cioè, la sfida è che noi dobbiamo reinventare la comunità, la cultura, i contenitori, adesso arriviamo poi a parlare anche di questo, ma lo dobbiamo fare evidentemente in un contesto che ci ha tolto gli strumenti tradizionali che siamo stati abituati a utilizzare per 20 anni, almeno dal mio osservatorio più in là non posso andare, e li sostituiamo con qualche cosa che dobbiamo creare noi oggi, perché lo strumento precostituito non esiste più, la risorsa economica non c'è più, è inutile, non è piangeria, lo percepiamo anche in famiglia, cioè non è una questione del comune, siamo tutti nella stessa situazione, non ci sono più gli strumenti di prima per fare determinate operazioni, perché in un anno e mezzo, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni forse se vogliamo, l'Italia è stata rivoluzionata dal punto di vista dell'impianto anche normativo. Noi stiamo passando anche molto per burocrati, abbiamo problemi dei campi sportivi che dobbiamo rivedere le convenzioni, su questo si fa polemica continuamente, poi le cose sono un po' diverse da come vengono messe, ma non importa. Ma non è che siamo burocrati, è che per 20 anni non è mai esistito niente di tutto questo, e adesso in 4 e 48 ti obbligano a sistemare determinate cose senza le quali tu hai, io personalmente sono andato, da quando sono diventato sindaco sono stato alla finanza 3 volte, in corte di conto ormai non conto neanche più le volte, in procura della Repubblica anche, perché è diventato oggi normale un tipo di lavoro che raddrizza 20 anni di storture dell'Italia. Poi le raddrizza giuste, le raddrizza sbagliate, su questo possiamo parlare ore, però voglio dire, stanno imponendo oggi un metodo completamente differente, dove tutto quello che un tempo si poteva fare con qualche forzatura, qualche flessibilità, oggi è fuori, non si può più assolutamente fare. Ecco, quindi dicevo che dobbiamo completamente trasformare tutto.
Questo è un contesto estremamente difficile. Noi dobbiamo, l'avevamo detto ancora quando ci siamo conosciuti in campagna elettorale, no, non siamo, vabbè, abbiamo parlato in campagna elettorale, e si diceva che la strada da percorrere nel campo quantomeno della cultura, della vivacizzazione, no, del coltivare l'anima, come si può dire, insomma quelle cose che comunque ci fanno sentire vivi all'interno di una comunità, andassero ricercati più che con grandi progettualità che un tempo venivano messe in campo, costose, grandi, prestigiose, quello che vogliamo. Oggi invece deve essere messo in campo quello che noi già, ciò di cui già disponiamo, e riuscire a farlo crescere, mettere in rete, metterlo in contatto, in modo tale che si crei un tessuto cittadino di cultura, di vivacità e quant'altro. Una cultura diffusa, una cultura, un concetto di cultura in mezzo a cui possiamo sguazzare tutti, e che non è invece appannaggio solo di pochi soggetti giganteschi o di grande prestigio, grande rilevanza, ma che invece è proprio patrimonio nostro perché a noi vi partecipiamo. Non è un'opera facile, perché tantissimi sono i soggetti che operano, non si riesce a sostenerli se non nel cercare di metterli in contatto tra loro e nell'offrire quello che si può offrire oggi, ben poca cosa, ma insomma quelli si possono, quello si può offrire, ma soprattutto è difficile riuscire a ricreare un certo tipo di tessuto, perché ci sono distruzioni che si possono fare in pochi anni e che determinano la necessità di molti anni per ricostruire, purtroppo. Io credo che questo sia la polemica che mi concedo stasera, ma non è polemica, insomma dico la mia opinione. Ecco, della precedente amministrazione, io credo che in alcuni settori abbiano destrutturato con una velocità incredibile, senza rendersi conto che alcune destrutturazioni non ti consentono dopo di dire va bene, dai, adesso torniamo indietro e rifacciamo. Non si ricostruisce più, cioè lo ricostruisci nell'arco di anni di lavoro, eccetera. Questo è quello che dobbiamo, secondo me, fare noi. Certo, se l'amministrazione comunale da sola nel farlo, è evidente che qualche problema c'è, perché oggi gli strumenti sono veramente pochi, purtroppo, anche sul piano delle risorse umane, perché si parla sempre di risorse economiche, nessuno parla mai delle risorse umane, ma il Comune, per esempio, come tutti gli altri enti pubblici, oggi sta soffrendo in modo mostruoso per la mancanza di risorse umane, che non riescono più a far fronte a tutti i servizi essenziali, e dopo i servizi essenziali a tutto quello che puoi fare in più rispetto al servizio essenziale. E questo è veramente un paradosso, perché il Comune di Belluno dovrebbe assumere almeno 40 persone per dare dei servizi di livello adeguato, fuori abbiamo almeno 80 persone alla settimana che vengono a chiederci lavoro, e il paradosso è che non possiamo assumere nessuno. Ma questo è il mondo, e purtroppo non possiamo ovviamente invertire la rotta. Quindi insomma, ecco, questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Ora vado un po' sul concreto. Noi ci siamo visti a ottobre luglio, la seconda volta in cui ci siamo incrociati, che avete consegnato appunto il progetto, diciamo, scritto. Da allora che cosa è successo? Da allora abbiamo fatto quello che avevamo preannunciato, pur non sapendo con quali tempistiche, ovviamente, perché ottobre era un po' prestino per noi rispetto e adesso cominciamo finalmente ad avere tempi e modalità in modo più strutturato. Abbiamo portato avanti un censimento, una ricognizione del patrimonio edilizio del Comune di Belluno, che è un'opera titanica. Sembra una cosa incredibile, ma la cosa più difficile per il Comune di Belluno oggi è sapere di quali edifici dispone, perché sembrerà impossibile, ma nessuno li ha mai censiti. Per cui ad oggi noi stiamo, tra virgolette, scoprendo via via quali edifici, quanti edifici, in quale stato sono gli edifici, se qualcuno ci abita dentro e se paga un affitto le bollette, se le stiamo pagando noi, tutto, se è accatastato, se non è accatastato e quant'altro. Ed è un'opera, ci siamo imbarcati in un'opera ciclopica molto più grande di quella che sinceramente io potessi immaginare. Il risultato è un disordine mostruoso, molto italiano, se vogliamo, cioè, appunto, scopriamo gente che abita in appartamenti del comune, non si sa per quale motivo, cioè, va sistemato tutto, eccetera, ma scopriamo anche che il comune dispone di un patrimonio edilizio incredibile, con dei contenitori incredibili, di livello eccezionale, e
la cosa che fa più male è che questo patrimonio, non essendo stato via via recuperato nel corso del tempo, ma essendo stato lasciato là, ha determinato due cose. Il primo, che si è deteriorato, ma questo no, basta guardare la scuola Gabelli, ogni mese che passa il costo, il conto sale ovviamente. Ma l'altro problema è che, non avendolo mai valorizzato, è andato progressivamente ad incappare nelle nuove normative che a ogni terremoto vengono